abbiamo recuperato Paolo Barnard. Sì, perché volevo che chiudesse quel ragionamento che stava facendo sulla, che è una riflessione sul debito pubblico che continua ad aumentare non solo in Italia ma in tutti i paesi dell'Eurozona. Vai Paolo. Ecco, allora lo ripeto molto chiaramente, che lo capiscono tutti. Sì, ora ti sentiamo meglio. Esce dallo Stato una spesa, si chiama debito pubblico, debito di Stato. Se lo Stato fa questa spesa per aiutare il paese, la produzione, le infrastrutture, i redditi e la piena occupazione, questa spesa crea ricchezza che rientra nelle casse dello Stato. Ha arricchito gli italiani e rientra poi nelle casse dello Stato in tante forme. Quindi il debito si riduce, ma questo è proibito dall'Unione Europea, è proibito da Draghi, non vogliono che lo facciamo, non vogliono che lo Stato investa da nessuna parte. Juncker l'ha detto chiaro, devono essere i mercati dei capitali che ci danno i soldi, ne parliamo fra 30 secondi. Poi c'è una spesa che esce dallo Stato, che è totalmente improduttiva, perché è quella che va a riparare i buchi delle banche private, è quella che va a riparare la disoccupazione con gli ammortizzatori sociali che non creano produzione, che non creano ricchezza, che non creano niente. Cioè, sono miliardi che escono dallo Stato che aumentano il debito pubblico senza creare nessuna ricchezza che rientra nello Stato. Questo è quello che sta succedendo con le regole dell'Eurozona. Ecco perché i debiti di tutti i paesi dell'Eurozona crescono invece di calare. Ora una parola però importantissima su questa cosa di Juncker e di Draghi di oggi. Guardate che Juncker è un uomo che ha detto molto chiaramente che il denaro con cui fare questi ridicoli 300 miliardi, come dicevo, sono una goccina di sangue nel corpo di un dinosauro che si sta dissanguando, ma questi 300 miliardi vanno trovati nei mercati dei capitali, nei mercati monetari privati. E lui dice: in questo modo ci solleviamo dall'aggancio con le banche. Non è vero, perché quando l'azienda italiana, l'azienda europea, il cittadino va a trovare il denaro nei mercati dei capitali privati, paga interessi. Gli interessi vanno trovati dal prestito bancario. E allora tu hai una situazione dove l'Europa andrà a cercare soldi da mercati dei capitali privati, li dovrà ripagare con gli interessi che andrà a cercare dalle banche, e quindi non ci sganciamo dalle banche in nessun modo. Assolutamente. È una colossale, gigantesca e, perdonatemi, criminale truffa ai danni di tutto il sistema produttivo, ma anche delle famiglie italiane, che oggi Juncker ha pronunciato nell'indifferenza di tutti, perché nessuno ha fatto questa obiezione. Paolo, avremo sicuramente altri momenti per tornare a ragionare con te su queste cose. Intanto ti ringraziamo. Grazie. Paolo Barnard alla giungla.